Enrico Bocci, responsabile commissione ICT e servizi innovativi Confindustria Toscana, nonché presidente dell'Opera Medicea Laurenziana. E questa mattina ha presieduto il workshop Innovazione e imprenditori per la conferenza EVA 2015. È stato anche un onore presiedere questo workshop, in quanto è stato importantissimo la qualità degli interventi e come si sono succeduti. Dalla grande esperienza delle prime imprese all'ultima startup che ha parlato. Quindi si è potuto vedere tutto quello che è lo spaccato della realtà locale e non solo del mondo ICT. Il patrimonio fiorentino è così vasto e tutte le complicazioni che andiamo a trovare nel quotidiano rispetto a una gestione. Da una parte c'è ovviamente giustamente anche la burocrazia, perché tutte le volte che si sposta anche un piccolo sassolino c'è da confrontarsi con le sovrintendenze. Credo sia una cosa correttissima, però capite bene che essendo un imprenditore e soprattutto una piccola impresa, a volte mi sento un po' come la macchina che ha il freno a mano tirato, però credo sia anche giusto, perché altrimenti sarebbe un'anarchia completa. Le difficoltà oggi sono queste, sono che non ci sono i mezzi come erano una volta per poter mantenere e gestire il bene come si poteva fare prima. I soldi non ci sono per le cose primarie, anche se credo che l'arte, la cultura e la salvaguardia dei beni architettonici sia di assoluta dovuto e primario per il bene comune, perché crea anche opportunità di lavoro. Però in questo momento dobbiamo anche, diciamo, inventarsi delle attività per poter sovvenire e poter trovare dei fondi, ad esempio per i restauri. Uno per tutti, noi abbiamo appena finito di restaurare, un annetto abbiamo appena finito di restaurare, il pulpito della Resurrezione Donatello, il restauro fatto dall'Opificio delle Pietre Dure, quindi sicuramente il top del top, il migliore che c'è al mondo, e ora dobbiamo restaurare il pulpito della Passione, sempre di Donatello, che è il pulpito gemello. E cos'è che ci siamo inventati? Ci siamo inventati che per vedere il pulpito della Passione, della Resurrezione, una passerella che permette di elevarsi a 2 metri di altezza e guardare negli occhi l'opera d'arte. Per far questo chiediamo un contributo in più rispetto all'ingresso di 1 euro, e questo euro va completamente per il restauro dell'altro pulpito. Qualcuno ci fidi per questo, ovviamente facciamo, però d'altra parte non abbiamo le possibilità se non partire anche da un azionariato dal basso, fare un fundraising partendo dal basso. Abbiamo altri problemi, perché abbiamo il restauro del campanile, che anche questo è una cosa importante, però non ci si può solo lamentare. Rispetto all'anno scorso siamo in leggere flessioni con i numeri d'ingresso, speriamo di migliorare prossimamente, perché noi, se vengano le persone, possiamo fare delle attività, e se no ci dobbiamo fermare ai soldi che riusciamo a recuperare.